Ciao bravi e belli, io sono Vitto e benvenuti in questo nuovo video. Aspettate un momentino, ma che fine ha fatto Vera? 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 Dove sei? Ragazzi, vedete Vera? Guardate anche voi, Vera? Ragazzi, io Vera non la vedo da nessuna parte. Idea! Forse starà con Ellie. Sì, perché a loro piace cinguettare fra di loro e parlare anche di me e di quanto mangio e di quanto sono pigro, eccetera eccetera. Saranno sicuramente facendo dei pettegolezzi. Adesso andiamo a vedere. Per fare questo dobbiamo trovare Ellie. Ellie. Sì, hai finito? Sì, ho finito. Scusa se ti interrompo, Per caso tu hai visto Vera? No, non l'ho vista, perché me lo chiedi? Pensato che magari stava con te, perché non la vedo da nessuna parte. Cosa? Non vedi Vera? Vuol dire che l'hai persa? Dov'è la mia migliore amica? Ellie, dove vai? Calmati. Vera! Come fa Vera a stare sott'acqua? Anche se fosse sott'acqua non ti sentirebbe. Hai ragione. E poi Vera, tranquilla, sa nuotare. Meglio così. Allora dov'è? Non lo so, pensavo che tu lo sapessi dov'era. Vera! Perché stai facendo lo slime, Ellie? Ti sembra il momento di fare lo slime? Sono nervosa, sono molto nervosa. Tranquilla, la troveremo, Vera. Facciamo un bel respiro profondo. Molto meglio. Vera! Ma è Ellie, calma. Sarà rimasta chiusa qui. Ellie, questo mobile è sempre stato chiuso con questo lucchetto. E poi Vera si sentirebbe. Vera, sei qui dentro? Non c'è. Dunque, se io fossi Vera, dove sarei andata? Forse in cucina, ma certo. E se fosse rimasta chiusa nel frigo durante uno dei suoi spuntini pomeridiani? Perché lei fruga sempre nel frigorifero. Bene, controlliamo. Vera, sei nel frigorifero? Ellie, io non vedo nessuna traccia di Vera qua dentro. Sei soltanto... Aspetta! Una caciottola! Questa. Pensi sempre al cibo, anche nel momento in cui dobbiamo salvare un'amica. Più tardi pensiamo al cibo. Ha ragione Ellie, la prima cosa è trovare Vera. Esatto. In genere Vera, se non sta giocando, sta mangiando. Quindi controlliamo la sua ciotola. La sua ciotola si trova sempre qui, vicino. Chi ha spostato la ciotola di Vera? Era proprio qui. No, è scomparsa. Il suo profumo. Senti l'odore di Vera? No, della ciotola. Tu riesci sul serio a sentire l'odore dei croccantini di Vera? Ma come fai? Lo riesco a sentire. Davvero? Viene da qui? Sì. No. Che c'è? Di là. Dove? Là. Di là. Oh, sei sicura che sia andata di lì? Sì. Ok. Ho paura, Ellie. Aspetta, ho paura. No. È tutto quanto buio. E se fosse stato qualcuno di terribile? Vera, in questa camera. Ok, va bene, se lo dici tu, però ecco, vai tu davanti. Va bene, tutto per gli amici. Ah, mi sembra molto la voce di Vitto. Sarà sicuramente venuto a salvarmi. Ho paura. C'è nessuno? Lady Black! Ah, ma ciao ragazzi! Lady Black! Sì, vi stavo aspettando. Questa sarebbe la vostra arma contro di me? Davvero simpatico. Che bello dormire. Quella è Vera! Vera! Già, è proprio la vostra amata cucciola. Polly, come vedete ho catturato la vostra adorabile cagnolina, anche se lascia un po' di peli dappertutto e questo non va affatto d'accordo con il mio fantastico costume nero. Oh, mamma! Lasciamo stare per un attimo questo dettaglio. Beh, sapete perché vi ho chiamati qui? Sì, lo sapete, non ve lo dirò. Ovviamente devo distruggere la vostra amicizia, distruggere tutte le cose belle che ci sono nel mondo. E visto che ora non potrete più difendervi, perché la vostra unica arma è proprio qui, catturata da me. Ascoltatemi bene, siete voluti venire a cercarmi? A ficcare proprio qui, in questa camera, il vostro naso? Beh, adesso arriva la parte divertente.
Ellie, credo proprio che sia arrivato il momento di darsi la gambe. Esatto. Buongiorno, ma che cosa è successo? Vitto, Ellie, venite qua. Vitto, Ellie. Vittorio, io vado di là, tu vai di qua, ciao. Ma perché? No, no, non possiamo separarci. Va bene, vado in cucina che è più divertente. Che so, chi uno scappa, l'altro rimane indietro. Siete così stupidi. Non mi troverà mai in cucina. Vitto Family, è giunto il momento di nascondersi da Lady Black. Ma quella è una crostata. No, Vittorio, non è il momento di mangiare la crostata. Ehi là, dove siete? È inutile che scappate, vi raggiungerò. Lady Black mi ha trovato. Lady Black, vuole un po' della mia crostata? Ho cucinato una crostata deliziosissima e sarei molto lieto e onorato se l'assaggiasse anche lei. Senta quanto è buona questa crostata. Che dice, la vuole assaggiare? Ha uno strano odore però. Oh, come sei sciocco. Forse dimentichi che vi ho invitati io qui. Questa è la mia casa, questa è la mia cucina e quella è la crostata che ho cucinato io, sciocco. Ed è fatta con ragni, scaglie di drago, sputo di serpente. Insomma, se vuoi assaggiarla fa pure. Ah, cosa? Aspetta un attimo. Coda di serpente, sputo di cosa? Ah, che schifo. Ecco perché puzzava così tanto. C'è lo sputo di serpente là dentro. Quindi questo significa che questa crostata allora è... Esatto, avvelenata. E inoltre non c'è niente che tu possa utilizzare per cercare di intrattenermi o qualsiasi cosa tu stia cercando di fare, perché sei solo patetico. No, io non sto assolutamente cercando di intrattenerla. Quello che sto cercando di fare è... ecco. Sta fermo, torna al tuo posto, mio caro. Sono fermo e immobile, signora Lady Black. Ellie, dove sei? Che facciamo? Una partitina a carte. Lo so io cosa facciamo. Adesso tu vieni qui, non ti faccio niente. No. E mi piacerebbe tanto rimanere qui con lei a fare tutto quello che vuole, ma ecco. Frena un momento. Lady Black, tu non puoi toccarmi, perché io so qual è il tuo punto debole. Tu hai paura di tutto ciò che è tenero e carino. E ci sono un sacco di cose che sono tenere e carine oltre vera. Mi dispiace, ma il tuo piano non ha funzionato. Basta trovare un qualcosa di tenero e carino. Come per esempio magari, ecco, le cipolle sono molto tenere e carine. Sta dietro che è una cipolla, Lady Black. È tenerissima. È talmente tenera che è super pericolosa per te. Vero? Come sei imbranato? Sciocco? Patetico? Sì, decisamente un misto tra questi aggettivi. Perché ho scelto questa casa? Appunto perché non c'è nulla. Nulla di tenero. A parte quel vostro... insettino che vi portate dietro. Non ho paura delle cipolle. Ehi, Lady Black, modera un pochettino i termini, perché quell'insettino si chiama Vera ed è la mia cucciola, la nostra cucciola della Vitto Family, capito? La cipolla non va bene, perfetto, troverò un'altra cosa. Come? Ecco, il caffè. No, una banana. No. Vitto Family, maledizione, non c'è niente di tenero e carino in questa casa. Siamo nei guai. La mia cucciola. Bleh. Forse è arrivato il momento di tagliare la corda, sai? Mi sono stufata. No. Se volete diventare anche voi dei veri e propri membri della Vitto Family, dovete avere assolutamente le magliette ufficiali. Per avere la maglietta ufficiale della Vitto Family con l'autografo, basta andare su vittorioloffredo.it e la maglietta ufficiale arriverà dritta a casa vostra e diventerete dei veri e propri membri della Vitto Family. Vittorioloffredo.it. Vi aspetto lì. Ciao!